In Costa Rica un signore ha filmato un uomo che girava per strada riprendendo col cellulare sotto le gonne delle ragazze. Il video è stato poi consegnato alle autorità che hanno arrestato l'uomo. Secondo te è un provvedimento esagerato o hanno fatto bene? Giustissimo. Giustissimo come mai? Giusto perché comunque sia la povera ragazza ovviamente aveva una gonna, non è che andasse in giro nuda e quindi sicuramente non voleva essere ripresa nelle sue parti intime. Quindi è giusto che una persona che l'ha violata, cioè non è che violenza significa soltanto metterle le mani addosso, significa anche averla violata in quello in che lei ovviamente indossando una gonna non voleva, altrimenti sarebbe andata in giro in mutande o nuda. Quindi anche questa è una forma di violenza? E certo, come no, assolutamente. Fosse successo a te avresti denunciato? A parte che penso che la persona probabilmente non sarebbe finita cioè sarei intervenuta io direttamente e in un secondo momento avrei chiamato le forze dell'ordine. Però sì, penso che avrei denunciato immediatamente, ma sarebbero state le mie urla che avrebbero chiamato, non so, direttamente la polizia da Marte. Guarda, rispetto alla notizia che mi dai, a seconda di come la vedi, per certe persone potrebbe essere giusto perché si è divertito, poi non ha fatto granché fondamentalmente, bastava chiedere alle signorine se poteva farlo o meno, insomma essere consenzienti, un po' no, perché francamente poi andava a ledere poi la privacy delle persone. Io avrei chiesto tranquillamente se potevo fare la cosa, magari poteva essere uno scherzo sia per lui che per le persone che potevano essere riprese. Alcune ragazze che abbiamo fermato in precedenza ci hanno detto anche questa è una forma di violenza, tu non la pensi così? Potrebbe, infatti te l'ho detto, ci potrebbe, a seconda di come tu guardi la cosa, tu puoi capire se potrebbe essere una specie di violenza o meno. Forse dipende dall'approccio, se è morboso oppure scherzoso. Sì, anche dall'approccio, se è divertente, che magari ci sono persone consenzienti, perché no? Può essere una cosa simpatica e un diversivo per passare la giornata, anche perché viviamo in una piattezza assoluta. Da una parte sicuramente hanno fatto bene, sicuramente non sarà né il primo né l'ultimo, forse è stato riferito alle autorità, quindi hanno avuto, diciamo, modo di dire degli enti competenti che hanno fatto finalmente qualcosa, però sono punti di vista, penso che tante persone lo facciano, naturalmente lo pubblicano volontariamente su Facebook a dimostrare il proprio corpo, però è giusto che le autorità facciano il loro dovere, ecco. Hai detto una cosa interessante, molte persone lo fanno autonomamente, senza che qualcuno le filmi in segreto, no? In quel caso, secondo te, che cos'è? Dovuto a che cosa? Dovuto al non rispetto della propria persona, probabilmente, perché se tu pubblichi delle cose del genere, che possono essere cose intime e tue personali da condividere con persone a tuo piacimento, però se lo metti in social network o comunque posti dove lo vedono tutti, in pubblica piazza, allora quello no, non diventerebbe giusto, secondo me. Sono cose, cioè, personali, ecco. Fossi stata tu la protagonista di quel video, avresti denunciato l'uomo? L'avrei ammazzato, sì, probabilmente sì. No, perché non esiste, violi la privacy di una persona e non è assolutamente giusto. È giusto che le autorità abbiano fatto qualcosa in questo frangente perché non è giusto che si violi la persona. Fosse successo in Italia come sarebbe finita? Sicuramente non sarebbe successo niente, o sarebbe stato incapace di intendere di volere o comunque avrebbe fatto una cosa giusta.